Bring me down.
ringraziare i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Michele Granata, scuola dell'infanzia, primario di secondo grado di edizione musicale. Grazie. Si sono esibiti con due brani, l'Inno d'Italia e Imagine di John Lennon. Allora, io vi auguro buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui alla 12ª edizione del certamen Giustino Fortunato. Il certamen Giustino Fortunato ormai è una manifestazione consolidata che vede protagonista e ideatrice l'intero Istituto di Istruzione Superiore, Liceo Artistico, Classico, Scienze Umane e Scientifico di Rio Nero. L'iniziativa che ogni anno cerca di rendere attuale il pensiero già moderno di Fortunato si basa fondamentalmente su tre aree tematiche: multimediale, artistico e saggistico. Ogni anno il numero delle scuole partecipanti aumenta, facendo così muovere l'economia della città attraverso i numerosi canali che intorno a Certale si aprono, valorizzando le bellezze artistiche, paesaggistiche e naturalistiche dell'area del Vulture. Ma soprattutto impegna l'intero istituto nelle numerose attività che la scuola mette in campo. Quindi la necessaria la collaborazione docenti, alunni e ragazzi, che certamente rafforzano lo spirito scuola come seconda famiglia. Dietro a questo enorme progetto va ringraziata e lodata la tenacia, la forza di volontà e l'impegno che i docenti, il reparto segreteria, il corpo dei collaboratori scolastici profondono, capitanati dalla dirigente scolastica Antonella Ruggeri, invitandola a raggiungermi e salutare voi convenuti. Buonasera, io ringrazio a tutti per questa nutrita presenza. E si è alzato il sipario, lo scorso anno abbiamo chiuso dicendo e salutando tutti si abbassa il sipario al prossimo anno. Con tanta fatica siamo ripartiti perché la scuola italiana sta vivendo un momento di grossa fatica, di grosso impegno, di grosso cambiamento che ci vede tutti presi dalla grossa mole di lavoro. E organizzare manifestazioni, eventi di questo tipo significa per tutta la comunità scolastica un impegno veramente grosso. E vorrei proprio rialzare il sipario su questo evento con un mio doveroso e sentito ringraziamento a tutta la comunità scolastica, perché la loro volontà, il loro spirito forte di appartenenza a questa comunità e soprattutto il loro lavoro, ma mi va di sottolineare il loro lavoro gratuito che ogni giorno per fare tutto questo mettono a disposizione della scuola, non ha eguali, e lo si fa perché si crede nel ruolo che si riveste. Quindi è giusto e doveroso che io ringrazi tutti gli operatori, il personale APA, il personale docente, tutti il personale amministrativo e tecnico che mi affianca, mi sostiene e permettetemi che vi dica in maniera con una battuta, mi sopporta ogni giorno. Bene. Rialziamo il sipario sul nostro certamen Giustino Fortunato, che ha un titolo veramente particolare quest'anno: fare politica per il bene comune. È un'affermazione che io ci credo. È proprio da questo che siamo voluti partire, con degli approfondimenti che i ragazzi hanno fatto all'interno delle classi con i propri docenti, affrontando quello che è il significato vero della politica. E sentivamo il dovere quest'anno, poiché non solo la scuola vive un momento suo particolare, ma la società nel suo complesso, la società sia dal punto di vista valoriale ma anche politico, vive un momento veramente di crisi profonda, non possiamo esimerci da un dovere fondamentale, quello di restituire un futuro ai nostri giovani e pertanto dire ai ragazzi che cosa significa veramente fare politica, allontanandoci da quello che è il linguaggio politichese che magari sentiamo troppo spesso e sentiamo usare troppo spesso e magari
riaffidandoci a quelli che sono i nostri classici tipo Aristotele, che molto bene ha affrontato il significato, che cosa significava fare politica. È ripreso anche nel nostro bando da Giustino Fortunato, dove lui in alcuni passi dice politica è sacrificio, dedizione, tutto questo. Pertanto ci sembrava calzante affrontare questo tema, affidarlo al nostro certame, affidarlo ai nostri ragazzi. E di qui che questa sera partono degli approfondimenti, che questa sera avranno un momento dedicato ai ragazzi dove ti hanno costruito un loro percorso. I ragazzi dell'istituto, a partire dal classico, all'artistico, alle scienze umane, allo scientifico, hanno messo su qualcosa che di qui a poco vedrete, qualcosa che li ha visti veramente tanto impegnati con i loro docenti nei giorni scorsi. E andremo avanti poi con la saggistica, il seminario e tante altre cose, e anche un appuntamento importante, quello di domani pomeriggio, la scoperta del nostro territorio, perché i ragazzi si recheranno con i nostri ospiti nel visitare Monticchio e il Duomo di Atella. E domani sera invece saremo al Palazzo Fortunato, perché è doveroso far visitare la casa di Don Giustino ai nostri grandi ospiti. Concluderemo sabato con la celebrazione finale e l'evento finale. Io non vorrei dilungarmi molto e dire che questa eredità così pesante e importante che mi è stata lasciata dalla collega che mi ha preceduto, la preside Cervellino, cercherò fino a che le forze scolastiche ce lo permetteranno di sostenerla, di onorarla nella maniera migliore. È una sfida molto complessa. Stamattina i ragazzi di alcune classi mi hanno fatto un'intervista che la manderanno sul canale, sul TG7, che non TG7, è un canale su YouTube che loro usano per fare un loro telegiornale, e mi hanno chiesto: perché preside, che importanza secondo lei ha questo certame? Ho risposto con le parole del cuore. Il certame è apertura della scuola alla comunità. È la scuola che apre le sue porte, lo abbiamo visto poco fa, le apre ad altri ordini di scuola, le apre alla comunità, le apre alle istituzioni, ad altre scuole che arrivano da altri territori. È anche un modo per presentare il nostro territorio a tanti altri e farlo conoscere, perché tanti credono che la nostra povera Basilicata non ha al suo interno risorse umane e professionali da poter spendere. Non è proprio così. Mi ha fatto tanto arrabbiare qualcosa che ho sentito la settimana scorsa in una trasmissione del mercoledì, dove insomma siamo stati definiti insomma gente che vive in una terra povera, dove ci sono ancora le galline che pascolano, come se non avessimo la dignità di essere considerate persone preparate e intelligenti. Questo è un modo quindi per dire alla comunità: questa scuola esiste, questo paese esiste, ci sono dei professionisti validi in grado di dare tanto ai nostri figli, e lo abbiamo visto poco fa, di dare tanto e bene. Riconquistiamo quindi la figura, e soprattutto la fiducia, non la figura, la fiducia nella scuola, e restituiamogli il senso, e la scuola dovrà operare, concretizzare il suo lavoro quotidianamente, facendo scoprire ai ragazzi anche quello che è il vero significato della politica, facendoli innamorare della politica e facendo sì che possano riscattarsi e soprattutto riscattare il loro futuro. Io devo scrivere, ho dato le spalle a questi ragazzi, mi scuso, ma è stato bellissimo aprire con voi, e visto il tema non c'è una maniera migliore di poterlo fare che con l'Inno d'Italia. Perché ragazzi, è nostro, ci appartiene, conserviamolo, preserviamolo e soprattutto imparate a combattere per difenderlo con giustizia ed onestà. Sono questi i messaggi che vi lascio. È stato molto bello l'intervento e soprattutto l'apertura con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Granata, che ringrazio pubblicamente, qui rappresentati dal dirigente e dai maestri che così egregiamente hanno accompagnato il nostro cuore, così egregiamente li hanno accompagnati, e soprattutto ci hanno donato un momento di autenticità, perché vedere i piccoletti cantare, esibirsi ci ha fatto tornare un po' indietro. Quindi un mio vivo apprezzamento, un complimento ai ragazzi innanzitutto, ai dirigenti e a tutti i docenti che qui mi hanno accompagnato, e anche ai nostri genitori che hanno dedicato un pomeriggio alla nostra scuola. Quindi un mio sentito ringraziamento. Un ringraziamento lo
lo devo fare a tutti gli ospiti qui presenti, partendo dalle Forze Armate, dai colleghi che non fanno mancare la loro presenza, al dottor Molinari, in rappresentanza del CROB, e a tutti i presenti. I ringraziamenti che saranno doverosi da parte mia esprimere nel dettaglio li farò sabato a conclusione di manifestazione. Un ringraziamento all'assessore che ci coadiuva, ci sostiene e ci supporta in tutto il cammino così complesso, e al presidente del Consiglio d'Istituto che molto tempo dedica a questa scuola e che ha fiducia e quindi sostiene quello che è il nostro cammino quotidiano. Sia il presidente appena insediato a novembre, permettetemi, anche al presidente che è appena uscito, il dottor Traficante, anche lui ha dedicato a questa manifestazione molte energie. E adesso il sipario deve calare sulla dirigente, perché mi è stato detto la clessidra per i saluti di 5 minuti, poiché la clessidra sta per esaurire la sua polverina, è giusto che io mi congeda da voi. Ringrazio, spero che questo sipario appena aperto possa dare i risultati tanto attesi e soprattutto possa ripagare tutti noi per le energie che tutti abbiamo profuso. Grazie. Allora, come diceva prima dentro di una buona scuola che funzioni, il supporto delle istituzioni che si impegnano nel far sì che iniziative come questa prendano sempre più piede e si sviluppino. Quindi doveroso ringraziare l'amministrazione comunale di Rionero e chiedo alla professoressa Paola D'Antonio, assessora alla pubblica istruzione, di spendere due parole. Grazie. Sì, grazie a voi tutti, agli ospiti, agli organizzatori, alla dirigente scolastica, a tutto il personale, docente, non docente, agli studenti, alle forze di polizia e a tutti i dirigenti presenti. Un grazie soprattutto a coloro che hanno scelto questa manifestazione, ce ne sono tanti in questo periodo, ma a coloro che sono venuti da tutta Italia per essere presenti a questa manifestazione. Oggi le occasioni di partecipare sono tante, quindi fare una scelta è un momento importante ed è un momento che logicamente va condiviso con tutta una serie di necessità e che ci fa onore. So che le scuole sono tante, sono scuole che provengono da tutta Italia anche quest'anno, so che la commissione insomma lavorerà, ecco, si impegnerà proprio per dare il giusto, il dovuto apprezzamento a quelli che sono i lavori presenti. La settimana scorsa, o una decina di giorni fa, siamo stati qui per discutere e per approfondire un tema totalmente diverso. Oggi si parla di storia, di passato, si parla della figura di Fortunato. Una settimana, 10 giorni fa, si parlava invece di tecnologia, di informatizzazione, delle scuole 2.0. Temi totalmente diversi, ma che rappresentano una facciata di quello che deve essere oggi la scuola e di quello che secondo me, scusatemi, deve essere oggi anche la politica. In questi giorni anche qui a Rionero si sono succedute una serie di situazioni particolarmente importanti, serie, che impongono anche in un mio brevissimo intervento anche di sottolineare un aspetto importante. Il tema di oggi è appunto fare politica per il comune, per il bene comune, io ci credo. Bene, io sono un assessore tecnico che logicamente ha fatto sempre il tecnico, ma oggi volevo solo però fare un'osservazione politica, consentitemelo. Fare politica realmente, fare politica significa fare programmazione, significa programmare, prendere delle scelte, prendersi degli impegni, ma la programmazione e le scelte per poter essere messe in campo hanno bisogno di risorse. Per cui io penso che oggi la politica debba, la vera politica, non si debba fare solo con tutta una serie di proclami, con interventi, si debba fare con delle sostanze. La sostanza sono le risorse che noi, di cui noi dobbiamo poter disporre. Risorse che riguardano la digitalizzazione, ma risorse che riguardano anche le strutture, risorse che riguardano la sicurezza. Ecco, questi sono, consentitemi, degli aspetti importanti. Mi auguro che in questi due giorni si possa anche dare spazio e approfondimento a questo aspetto della politica. La politica deve essere, perché nasce come bene comune, ma deve essere una valutazione, una programmazione
un'azione che deve poggiarsi necessariamente su delle risorse, altrimenti una buona scuola, una bella scuola, le scuole sicure purtroppo non possono, diciamo, completarsi in quello che è il loro progetto. Quindi è una nota non polemica, ma è semplicemente una nota che aiuta anche i ragazzi che vivono questa realtà, che sono le generazioni che ci accompagneranno in quella che sarà il nostro futuro e per loro, per la mia generazione, la nostra maturità, altrimenti le generazioni devono necessariamente avere ben chiaro questo concetto. E poi ci auguriamo che ci possa essere anche la possibilità che tanta bella politica possa essere supportata, possa essere poggiata su anche una disponibilità di risorse, perché è quella che consente poi alle amministrazioni di poter mettere in campo tutti quei bei propositi, tutte quelle iniziative che ci si lavorano. Io ringrazio veramente il presidente di Circolo qui e ringrazio nella istituzione il dirigente scolastico, perché anche quest'anno ha continuato in questa bellissima iniziativa impegnando appunto tutte queste risorse di cui vi parlavo, risorse che sono sempre più difficili, costruendo questo bellissimo momento per la città, per tutta la scuola, per la regione, che logicamente si continua anche a distinguere per questa iniziativa, ma come per tante altre, in un ambito che non è solo l'ambito appunto del nostro meridione, del meridione di Giustino Fortunato, ma appunto un ambito molto molto ampio. Quindi ancora grazie a tutti e buon lavoro e buon proseguimento. Il momento di Toretti ha dato vita per la prima volta a questa iniziativa, già preside di questo istituto la professoressa Giuseppina Cervellini. Gentilissimi presenti, l'incipit di ogni certamen suscita in me una profonda emozione e rinnova l'indicibile fascino di tanti certamen che si sono susseguiti con un crescendo culturale a partire dal 2004 al 2005. Meraviglioso, guardate, il fervore della scuola, il dinamismo, oggi anche vivificato dalla presenza meravigliosa dei giovani della Granata. Meravigliosa altresì la scenografia, felicemente realizzata, di fattura classica. E in questo meraviglioso fervore io sento di esprimere maggiormente la mia profonda gratitudine alla preside, che ha perseguito quest'alta tradizione con immenso impegno, riproponendo il nesso passato-presente, all'insegna del motto della Qualitas, della scuola di qualità. Un certamen è una mirabile simbiosi di energie vive, coordinate dal dirigente. Energie vive che credono e hanno creduto nel progetto della scuola. Una scuola promotrice di studi storici, focus di fermenti, locus metafisico e fisico di relazioni tra studenti, scuole, giovani che provengono dalle diverse parti d'Italia, che riannodano il senso della storia, muovendo a cuore dal pensiero di Fortunato e interpretandolo ad quel, nell'attenzione al cambiamento, quel cambiamento che, come diceva Gandhi, è il cambiamento che vogliamo vedere. Qua patata, nel direttivo della Fondazione, proprio per un impegno di istituzione del certamen, sento di dover esprimere una riflessione, per cui chiedo al carissimo Strazza qualche minuto in più per una riflessione storico-politica. Nel discorso di Fortunato del 18 marzo del 2000, ci colpisce, nel 1900 ci colpisce il senso profondo dello Stato, il culto della res pubblica, della cosa pubblica,
afferma Fortunato, amo troppo il regime libero, ho troppa fede nella presente attuale Costituzione. Sono parole bellissime, un testamento. E Fortunato condanna, anticipando i nostri tempi, la corruzione, l'illegalità, l'indifferenza, tanto che egli auspica una rigenerazione degli animi. Parafrasando il titolo di una commedia di Ibsen, Quando noi morti ci vestiamo. E ci sorprende lo scetticismo di Fortunato nei confronti della ventesima legislatura. Una legislatura che, dice Fortunato, lega lo Stato, il Parlamento, definito niente meno da alcuni moderati feccia del paese. Un governo di deputati e di possidenti incolti e voraci. Vedete che immagine che a mio avviso è di grande attualità. Certo, di grande attualità, perché in quell'espressione noi cogliamo la carenza del senso dello Stato, del non rispetto della legge, quella bellissima legge che non è come quella greca nomina agrapta, legge non scritta, ma è scritta nella Costituzione. E se Antigone di Sofocle sacrifica la sua vita per queste leggi interiori non scritte, noi abbiamo, dice Fortunato, una carta statutaria sinonimo di legge e libertà. Ecco il suo scetticismo perché crescende, è intenso, al pari dello scetticismo che noi proviamo, nel registrare altresì l'instabilità dei governi, nel registrare la scarsezza della giustizia amministrativa, nel registrare la scarsa osservanza della legge, oggi aumentata con le prescrizioni, nell'ancora nel registrare come già quel mal costume dell'uso di favori, l'uso di favori, dice Fortunato, sia oggi diventato un gigantesco mal costume, una morale modus vivendi. Fortunato che rimane nello statuto, uno statuto garante di diritti, garante della legge, garante delle libertà. Oggi, certo, dobbiamo riappropriarci di quel senso della Costituzione. Dobbiamo però altresì superare, come diceva lo stesso Fortunato, l'ostilità nei confronti dello Stato che è stato un dato storico. Emile Bertrand, questo storico, questo critico, si era recato nei paesi del Gargano ed era stato fermato da un contadino che gli aveva soltanto chiesto quante tasse pagasse a re di Francia. Lo stesso Levi ci dice che lo Stato per i contadini è uno Stato gabelliere. E scusatemi, lo Stato di oggi ha forse mutato volto con la forte vessazione fiscale? Certo, dobbiamo riappropriarci nel senso profondo della Costituzione, ma avvertiamo altresì l'esigenza di un riformismo costituzionale che è già in atto, è incominciato nel 99, nel 2001 con la modifica dell'articolo 5, ieri il riformismo costituzionale della proposta Bossi, ecco, ha messo in luce anche una modifica di ben 54 articoli della Costituzione. Il bicameralismo è stato archiviato, nasce un nuovo Senato con 100 componenti, con il governo in fondo viene gestito completamente la fiducia dal Parlamento. Ci troviamo di fronte a una svolta che non è certo definita perché ci sarà il referendum abrogativo, ma una svolta costituzionale che pur doveva esserci. Ma torniamo all'essenza della politica al di là dell'assetto costituzionale. Ho appreso e ho con meraviglia che la scuola Carissima Albonella ha in effetti riprodotto l'affresco di Lorenzetti. Mi devo complimentare. Vedete, sono constatazioni oggettive.
in quel dipinto di Lorenzetti voi vedete dite la giustizia, dall'altro lato la sapienza divina, ma noi non cerchiamo la sapienza divina, cerchiamo una Sofia, una sapienza che sia umana, che sia di moderazione, di equilibrio, di saggezza, di attenzione alla vita, alla salute dei cittadini. E questa è la politica che cerchiamo. Certo, una politica ispirata alla dite, ce lo dice Aristotele, perché soltanto la dite è in fondo garanzia di buona vita, o dice Cicerone, è generatrice di armonia e concordia. Ma volevo soltanto qualche altra breve osservazione. Poi vorrei la vostra attenzione sulla statura politica di Fortunato, perché è un vero modello politico. Pensate a un uomo che è positivista ma alieno da determinismo materialistico. Un uomo che è rigorosamente kantiano nella sua coscienza di dover essere. Un uomo che non sente l'ambizione politica. Ecco, basti dire che avrebbe potuto essere 12 volte ministro, 24 volte sottosegretario, ma rifiuta ogni onore. Ma crede in un grande progetto di riforma sociale. In maniera più avanzata della sinistra, di Rattazzi e Crispi, che volevano una democrazia per tutti, ad eccezione dei nostri contadini, ad eccezione degli Iloti. Ecco la grande politica innovatrice che io vorrei che i giovani certamente scoprissero, approfondissero, facessero propria. Guardate, ed egli si adopera per il rinnovamento del proletariato attraverso quella che è un'equa politica demaniale, per il rinnovamento del condominiale attraverso la distribuzione delle sementi dei monti frumentali, perché il contadino da Cafone potesse diventare agricoltore. Vedete che ampio concetto di politica. Ma vi dirò di più, una cosa che vi sorprenderà tra i giorni se vi è sfuggita. Un testo importantissimo del Fortunato, il problema economico della sedicesima legislatura. Fortunato ci indica addirittura due soluzioni che potrebbero essere oggi anche scelte alternative fondamentali. Riduzione delle tasse, dice, circolazione del capitale. Sono queste le due condizioni, ieri come oggi. La condicio sine qua non può rifiorire la produttività. Certo ci vogliono dei uomini nuovi, mi avvio alla conclusione. Uomini non scettici, non intelligenti alla Guicciardini, ma uomini che in fondo, dice Fortunato, filosofeggiano di morale. Non perché egli amava lo stato ideale di Platone, ma è perché egli crede in quelle anime che hanno l'obiettivo della comune prosperità. Ed è questa la formula politica più bella, l'essenza della politica. Comune prosperità, bene comune, che investe soprattutto le classi più umili. Purtroppo oggi sembra che abbia senso una terribile frase. La frase di Giulio III, di questo Papa, che rivolgendosi al figlio gli dice: quanta poca intelligenza ci vuole per governare uno Stato. Frase terribile. Mami, permettetemi, una frase che si attaglia ad alcuni politicanti che sono privi di ogni forma di dovere politico. Ecco perché è importante riappropriarci di questo concetto del dovere politico, che si riappropriano i veri politici, perché la vita non è data in dono a nessuno ma in uso a tutti. Lo dice Lucrezia, una bellissima frase. Vita mancipio nulli dato. Guardate che frase meravigliosa. A nessuno è data in proprietà la vita. Riappropriamoci del senso più vero della Costituzione, si riappropriano i politici di quel senso più vero della Costituzione che si stratifica di tanti significati, dal demos e dalla polis greca alla Repubblica Romana, all'agape cristiana, all'esprit du roi dell'illuminismo, al liberalismo dell'Ottocento.
liberalismo del Novecento con il trionfo dei diritti sociali. Un percorso che ha la sua sintesi nel preambolo della Costituzione europea. Dice quella Costituzione, politica tra libertà e democrazia. Cosa significa? Si chiama democrazia la politeia. E che cos'è questa politeia? E voglio chiudere. La politeia è certo la Costituzione, la politeia è certo la cittadinanza, ma la politeia è la forma retta di governo di cui parlava anche Aristotele, che deve interpretare quelli che sono i beni comuni dell'umanità. Lo sviluppo certo economico, ma deve altresì interpretare la pace, la giustizia, ecco, soprattutto questi beni che, come dice un bellissimo articolo di Padoa Schioppa, che ha scritto l'11 settembre 2010, questi beni formano, costituiscono il cuore della politica, della nostra, e devono costituire il cuore della nostra politica. Vi ringrazio per l'ascolto. Seguo la scaletta. Dovrebbe esserci il saluto della rettrice dell'Università della Basilicata, Aurelia Sole, che è portato dalla professoressa Paola D'Antonio. Sarò breve. La rettrice mi ha chiesto di portare il suo saluto, impegnata nella fondazione, la fondazione Capitale 2019. Accanto però al suo saluto mi ha detto anche, un saluto che arriva da tutta la comunità accademica dell'Università della Basilicata, anche di rappresentare un breve pensiero, un suo breve pensiero. Domani ci saranno degli interventi di alcuni docenti di BAS, del professor Milito, che è intervenuto già lo scorso anno, una persona, un pedagogista, e poi del professor Lerra e del professor Martinano, due nostri validissimi colleghi che avrete modo di apprezzare. Questo vorrei dire è proprio una, qui rappresento il pensiero della rettrice, è proprio una manifestazione di quanto l'Università di Basilicata abbia avviato con l'Istituto Fortunato di Genero, ma anche con oggi Istituto Fortunato, prima con il Liceo Classico Carlo Levi, con l'altro Istituto Fortunato, abbia avviato un processo di confronto, di collaborazione, così come deve essere rappresentato il ruolo di un ateneo. Un ateneo non fa solo ricerca di base, ricerca applicata, non fa solo ricerca tecnologica, non fa solo trasferimento tecnologico di questa ricerca al territorio, ma anche una missione proprio di confronto di quella che è la sua attività, di quello che è suo, il sapere accademico con le istituzioni. Quindi io penso che momenti come questi siano appunto importanti proprio perché danno il senso di quanto un'università sia disponibile anche e si possa, ecco, mettere in relazionare a quelle che sono le strutture e formative scolastiche della regione. Quindi noi ringraziamo appunto come università, ringraziamo in particolare oggi la preside Ruggero, ma ringraziamo tutte le istituzioni scolastiche di Rio Nero che appunto coinvolgono l'Università della Basilicata, perché l'Università Basilicata si sente grata e gratificata nel avere questo ruolo di riferimento accademico. Quindi ancora grazie e consentitemi, al di fuori di quelle che sono le rappresentanze, ho dimenticato di ringraziare Cristian, lo ringrazio indipendentemente da tutto, la ringrazio come cittadino perché è veramente una persona unica, straordinaria, e che rappresenta il trade union di tutte queste bellissime iniziative. Grazie. Allora, andiamo avanti con il certamen, siamo per aprire, ascoltando l'ultimo brano dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Michele Granata, per poi aprire e entrare nel vivo del certamen con la saggista De Stasio. Thank you.
bravo, un bene comune. Talmente bravi al punto di farci emozionare tutti. Quindi un ringraziamento speciale va a tutti voi e soprattutto non ce n'è modo più bello per aprire questa attività. Grazie, grazie, grazie. E questo vuole essere una testimonianza che la scuola non si fa per gradi, la scuola è un tutt'uno, parte da 3 anni per arrivare a 19 anni. Non ci sono scuole di serie A o di serie B, la scuola costruisce un curriculum e questa ne è la dimostrazione. Però mi farebbe piacere avere il dirigente qui con me, il collega, mi farebbe piacere qui averlo per ringraziarlo. Grazie, è stato un piacere ed è la dimostrazione che, come diceva la collega, la cultura a Rio Negro si fa in verticale. Oggi abbiamo avuto i ragazzi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, secondaria e adesso lasciamo il campo ai ragazzi più grandi, in un senso di continuità verticale. Grazie, grazie ai maestri, i complimenti ai ragazzi. Bravo. Come si fa nei concerti? Si può chiedere il bis? Possiamo chiedere il bis? Lo gradiremo tutti? Lo gradiremo tutti? Critico d'arte, docente di lingua e cultura inglese. Vive a Brindisi, è impegnata in ricerche compiute in conferenze sagge e saggi sui processi artistico-letterari. È autrice di romanzi, racconti e di testi saggistica dedicati a moltissimi. I suoi saggi sono pubblicati su riviste e antologie nazionali e internazionali. Presidente del Comitato Scientifico Centro Studi Geremiere. Chiamo un amico per dirne di più, perché il mio
Io ho seguito una biografia, però vorrei che fosse presentata, visto che è un'amica del certamen, quindi un'amica di questa città. Chiamo un amico di questo certamen, Armando Lo Staglio, per dire qualcosa in più su questa scrittrice, questa bravissima scrittrice saggista. È un po' riprogramma, grazie Cristian. Solo per dire che quando lo proponemmo alla dirigente scolastica, rimase subito colpita dal fatto che non si tratta di una saggista e basta, una professoressa e basta, una docente e basta. È una persona innamorata del sapere. Ho avuto modo di frequentare, e con me come anche altri amici di Pioniero come il professor Cianiello e il professor Settericato, in passato abbiamo avuto la possibilità di frequentare le sue capacità espressive e il suo modo di approcciarsi. Ebbene, personalmente era la presentazione di un mio testo alla Casa del Cinema di Roma e ho avuto 2 anni fa la possibilità di seguire la sua settimana di avanguardia nell'arte e mi affidò con molta umiltà la parte che riguarda proprio il cinema dell'avanguardia. Quindi è un'esperienza che ci accomuna da tempo. La professoressa Carmen è venerata, Brindisi e in Puglia, e io credo che da ora in poi lo sarà anche dopo il saggio di questa sera anche da noi in Basilicata a Pioniero. Non ha molte particolarità, molti slogan, me ne scrive uno per tutte: ha l'amore per il sapere ed essere sempre pronta per saper sapere. Insomma, questo la dice lunga sulla importanza di questa figura, personalità che abbiamo il piacere di avere con noi questa sera. Grazie Cristian, grazie alla vostra. Armando, e allora chiamo la professoressa Carmen Destano. Buonasera a tutti, qualcuno avrà notato magari anche il mio movimento, riesco a stare un po' in movimento misurato pochissimo quando ascolto. Dire che non esiste in effetti una particolarità verticale, in effetti il territorio uomo si connota proprio di queste intracontaminazioni, queste interferenze che sono logiche. Io ho seguito con grande attenzione, mi sono anche mossa con la musica dei ragazzi. Quante persone sanno che questa musica che è così trascinante in realtà è una canzone realizzata da una cantante italiana nel 1963, io avevo appena 2 anni e io ballicchiavo questa canzone. Molti pensano che venga dall'America, invece no, è tutta italiana ed è stata esportata in America. Questo sta a significare anche quello che è il grande valore. Allora, 4 figure importanti. Una è John Ruskin, l'altro Matthew Arnold, l'altro William Morris, per arrivare a Giustino Fortunato. C'è un motivo particolare per questo, perché io mi sono posta, dopo aver avuto l'invito a partecipare a questo certamen, mi sono interessata di un grande problema. Dov'è la complessità dell'uomo? La complessità dell'uomo è una richiesta che riguarda la misura del nuovo tempo. Molti non sanno, oppure hanno dimenticato, perché è molto semplice dimenticare, che la misura della seconda ondata della rivoluzione industriale in realtà è l'orologio. Molti pensano sia la macchina, qualsiasi genere di macchina, ma ci sono queste personalità, e riguardiamole, sono John Ruskin, Matthew Arnold, Morris, lo stesso Fortunato, ma arriveremo dopo alla figura di Giustino Fortunato, che si impegnano a cercare di recuperare quella che è la complessità dell'uomo attraverso anche le cromie che sta prendendo la nuova società. Ed è facile parlare di società, assolutamente facile, perché così scandagliamo tutti i sensi dell'insieme e andiamo ad una banalissima sommatoria. Società, ovvero distinzione di classi sociali, ma non è così, perché si va a dimenticare molto facilmente quella che è la dimensione, ovvero l'uomo. E l'uomo ha i suoi tempi, l'uomo ha le sue velocità. Invece nella seconda parte dell'Ottocento, parliamo di seconda rivoluzione industriale in Inghilterra, parte in Inghilterra, ma questo vale anche in Italia, vedremo anche come, abbiamo una misura del nuovo tempo. Notate bene come io abbia realizzato
citato in questa slide. Ci sono delle sovrapposizioni, non è un errore, non è un'ombra peraltro, sebbene lo stesso Giustino Fortunato diceva si va verso una sorta di educazione ma con tante zone d'ombra. Precedentemente l'aveva anche affermato lo stesso Matthew Arnold, lo stesso John Ruskin, che diceva sì, va bene, adesso andremo verso un tempo di istruzione, ma non basta. Pensate, in Italia non c'era nemmeno quello. La misura del nuovo tempo, io ho preso da un mio saggio anche questa citazione. Pensate, questo è un libro che è stato pubblicato nel 1946 di Marcel Proust, quindi con grave ritardo. I giorni forse sono uguali per un orologio, ma non per un uomo. E questo in effetti è. Ma che cosa avviene nel periodo della rivoluzione industriale? Avviene una cosa straordinaria, ovvero l'uomo non è più padrone del proprio tempo. In che senso l'uomo non è più padrone del nuovo tempo? Ci sono i campanili. Il campanile al centro delle piazze. Il campanile decreta la levata al mattino, la complessità ordinata dall'esterno dell'esistere, con dei ritmi che invece però la velocità dell'uomo reale non la prevedono affatto. La società organizzata per gli scopi più alti è anche la società più libera, diceva Montagu. Bene, e allora vediamo un pochino che cosa avviene sia in Inghilterra che in Italia. Allora, in Inghilterra esiste una condizione che non è proprio eccezionale in seguito alla questa revisione sociale comportamentale agita successivamente alla rivoluzione francese. C'è una sorta di solitudine, se vogliamo, c'è anche un eccesso di mano d'opera che è disorganizzata, ci sono delle richieste, ci sono delle frantumazioni, c'è un disordine e una disinformazione che rendono praticamente il termine esatto di questo periodo. Ci vuole che cosa? Ci vuole un senso di rispetto per l'uomo, ma questo non avviene. E allora si evidenziano due velocità. Una velocità prettamente considerata all'interno di caratteri economici e un'altra che sembrerebbe quasi andare per conto suo della cultura. Ma non è questo, perché la cultura deve avere, di questo si sarebbe interessato anche Giustino Fortunato, la cultura è coltivazione, è il saper sapere di cui parlo io stessa, ovvero non un sapere teorico che rimane franto su un territorio nascosto all'uomo, ma si rivela come una sorta di luce. Io vorrei avvicinarmi per puntare ancora di più l'attenzione, forse, allora, così, no, ho sbagliato. Ecco, guardate, quello che si rivela, queste sono opere di artisti preraffaelliti inglesi, William Hunt per esempio, noi abbiamo una determinazione di una sorta di religiosità, la religiosità della bellezza che viene illuminata dall'esterno, ma viene anche inglobata all'esterno e dall'esterno emana perché possa essere fruita anche da altri. In realtà quello che è necessario è portare ad un'educazione. Se in Inghilterra il problema era istruzione, ma educazione diversa in realtà rispetto ad istruzione, in Italia invece noi parliamo di giostra dei parassiti. E io ho trovato su questo mio libro questa espressione utilizzata da Giustino Fortunato, che lamentava il problema dall'interno, un po' come aveva realizzato anche la stessa Virginia Woolf, a dire alle donne scuotetevi, adesso potete avere una vostra indipendenza. C'è un pericolo che si voglia rimanere nel proprio guscio. Ed erano queste due problematiche in realtà che egli vedeva nel suo meridione. Quel proletariato inglese, quel senso di borghesia in realtà paludata ma inacculturata,
così come si evidenziava agli occhi e anche allo studio dei vari Ruskin, Morris, Arnold e nella fattispecie proprio per Giustino Fortunato, il quale evidenziava ancora di più quanto addirittura un paese potesse essere ben condotto, addirittura da personalità senza un'istruzione. Lui parla di non alfabeti piuttosto che alfabetizzati, perché invece il problema in Italia era un'alfabetizzazione, ovvero una sorta di ordine imposto, e vedremo anche in che senso. Allora, se da un lato affermava questo, in realtà che cosa stava esprimendo? Un desiderio di bellezza. Pensate, sempre in Inghilterra, questa è la figura che di Giustino Fortunato io ho accolto molto volentieri questo invito, perché amo questa figura da tanto tempo, da tempo immemore. Però volete sapere una cosa terribile? Quando ho parlato con qualcuno hanno detto: non conosciamo chi sia Giustino Fortunato. E invece io sono contenta di aver conosciuto questa bella figura fin dai tempi del liceo, quindi stiamo parlando di quasi mezzo secolo fa. Ok, allora, la giostra dei parassiti. I parassiti sono quelle persone, secondo Giustino Fortunato, che abitano soprattutto quelle abitazioni scempio, offensive della dignità dell'uomo, in particolar modo a Napoli e a Genova. Perché? Perché viene dato il lavoro, perché sono presenti, ma nello stesso tempo le abitazioni nei pressi delle attività lavorative sono estremamente costose. Quindi si dà qualcosa, si dà lavoro, il contadino che non smette mai di essere contadino, dice Giustino Fortunato, anche quando va ad emigrare altrove rimane con l'animo frustrato, schiacciato soprattutto e impoverito. Che cosa avviene? Questa persona viene sobillata costantemente, ma a differenza di un senso di rassegnazione c'è una cosa grandiosa, mette sulle scale. Ecco perché ho voluto prendere questa immagine, questa è di un grande artista e quest'opera è esposta alla Tate Gallery University, Tate Gallery è studiata presso la University collegata a Londra ed è di Walid. Io ho voluto prendere queste scale perché sono scale che portano da nessuna parte. E allora, in che senso avviene questa alfabetizzazione in Italia? Si dà un ordine, ma lo dicevano Franchetti, lo diceva Fortunato, sappiamo quali siano i personaggi, non c'è una caratterizzazione reale, i problemi non sono studiati dall'interno. Quindi cos'è che è importante? Il sapere soltanto o il saper sapere? È il sapere oppure una conoscenza reale, effettuale delle problematiche? Ebbene, parlare di Italia unita da più parti si dice, io mi commuovo sempre quando ascolto l'inno d'Italia, è stata un'unione morale. Dopo la festa occorreva stabilire anche dei fatti. Allora, Giustino Fortunato in questo senso parla di questione di razza e geografia. Stato sociale dovrebbe essere anche uno stato etico, ovvero uno stato basato su dei comportamenti etos, no? Allora, in che senso? Può anche non piacere, ma ci devono essere delle situazioni assolutamente di giustizia. Gravita l'equità, il senso di libertà, non in maniera approssimativa su un senso di autonomia, ma su una gestione reale dei termini intimi, che non significa una oscillante idea di Italia e valido tutto ciò che viene stabilito dal nord al sud. Sappiamo che non è questo. Peraltro, una cosa molto importante, Giustino Fortunato è stato tra quelli che metteva in luce un carattere molto particolare, questa italietta agricola. In questo era stato aiutato anche dal fratello Ernesto, no? Che era un agrario, diciamo un manager illuminato in questo senso, perché aveva cercato di ripristinare anche quelle problematiche che erano tipiche della Basilicata in quanto paese montagnoso, regione montagnosa,
e soprattutto sofferente di un grave problema, la malaria. E che cos'è che aveva creato Ernesto Fortunato? Aveva chiesto, e lì era stato anche accusato, pensate, era stato accusato di richiedere la gratuità del chinino, che sarebbe stato la cura ideale contro la malaria, gratuito allo Stato. Ma giammai! Lo Stato avrebbe dato le abitazioni, ma le abitazioni erano fatiscenti, erano umide, e come si sarebbe potuto raggiungere il posto di lavoro stando distante? No, allora stando lì vicino va benissimo, però le abitazioni erano veramente terribili, erano dei buchi, avevano anche dei costi eccessivi. L'individualità più forte e completa si ritrova nella società più colta e progredita, ci dice Guido De Ruggero. Ebbene, questa immagine io l'ho presa da una delle mie riviste storiche. Questa è del 1899, se non sbaglio, no, 1908, ecco, scritto lì. Ma vi posso assicurare, si chiamano Scena illustrata. Poi ce ne sono anche altre. Guardate questi bambini così sorridenti. Questa era l'Italia della pubblicità di quegli anni. Vedete, l'Esposizione Internazionale di Milano, che cosa decantava? Decantava l'industrializzazione, la tecnica. Pensate, l'industria serica, che era stata fiore all'occhiello del meridione, in particolar modo della Basilicata. Questa era Milano, 1906. Questa è un'altra pagina, come vedete quanta pubblicità, vi posso assicurare che sono paginoni di pubblicità, non sono soltanto i giornali attuali. Come vedete c'è un avanzamento straordinario, però la Scena illustrata è di Aristide Pollazzi ed è edita a Firenze. Noi dobbiamo aspettare in Italia purtroppo il 1894, se non sbaglio, con Andrea Costa per avere il giornalismo di informazione. Contemporaneamente a questa esplosione di pubblicità straordinaria, io vi rammento, ecco, l'Esposizione Internazionale di Milano, in cui facevano sfoggio di sé anche le personalità della borghesia, i grandi industriali, però contemporaneamente avveniva nel 1904 una terribile strage, la strage di Bugerro, che non tutti quanti ricorderanno, perché magari anche dai libri di storia è stata soppressa. Però mentre lì a Milano c'era questa esaltazione dell'industria contemporanea, allora avveniva questo a Bugerro. Due operai furono uccisi perché non accettavano, pensate l'assurdo, non solo non era una questione di salario, pensate, nonostante che fosse appena sostenibile per la sopravvivenza, lavoravano i bambini, lavoravano anche le donne, non fu per questo che mossero a sciopero, perché erano costretti al truck system, ovvero dovevano per forza acquistare allo spaccio delle miniere con prezzi esorbitanti, molto più alti rispetto ai comuni negozi del paese di Bugerro. Questo fece crollare veramente l'animo di queste persone, che sopravvivevano, ma sopravvivevano con un senso di lealtà reciproca. Era soltanto questo, e come vedete le condizioni sono totalmente diverse da quelle immagini che abbiamo visto. Ancora, che cos'è questo? La vita a vapore. Giustino Fortunato diceva che una cosa importante, l'emigrazione è il male. L'emigrazione è il male ed è un segno malevolo, un presagio malevolo addirittura, lui di questo parlava Giustino Fortunato. Ma nello stesso tempo invitava gli Stati Uniti a non chiudere le barriere, a non chiudersi ad accogliere gli italiani, anche perché questo sarebbe stato un vanificare il sogno. Pensate che in un racconto, Piero Ottieri,
riguardante appunto la Basilicata. Nel 1936 scrive, non ricordo esattamente il titolo di questo racconto, ma dice: nelle povere case dei contadini di Barile, se non sbaglio, ci sono due immagini al muro, Roosevelt e la Madonna Nera di Viggiano. Perché Roosevelt? Era praticamente l'immagine della libertà, del sogno. Ora, questo sogno in realtà faceva rima anche con il vapore. Non dimentichiamo che, come stavo dicendo prima, nel 1894 noi abbiamo, per fortuna, nasce il giornalismo anche di informazione, quindi non c'è più quella rassegnazione. Quando si parla di rassegnazione del contadino, no, è un senso di umiliazione, e allora umiliazione è già un passo avanti, significa coscienza. L'eticità è soffusa di emozioni. La natura nasconde i suoi ambiti, possiede segreti che l'uomo artista tenta di recuperare. Queste sono le bellezze, così come avrebbe detto anche Abby Warburg, il più grande critico d'arte, che insieme a Matthew Arnold, insieme a William Morris, stabilisce che non esistano queste due realtà. Non esiste la società comune, la società impegnata nell'economia, la finanza, la politica, e la società impegnata nella cultura. Devono convivere, e di più, gli uomini di cultura, visto che vivono una vita di flaneur, ovvero devono girovagare, devono osservare, quello che faceva Giustino Fortunato, che viveva dall'interno, secondo questi termini della vita vera, la vita essenziale, la vita non dei semplici, ma delle persone che lavoravano con un grande valore dato al lavoro, soltanto in questi frangenti si sarebbe potuto anche aiutare. Quindi non i paroloni del vedremo, faremo, proietteremo. John Maynard Keynes diceva: nel lungo termine siamo tutti morti. Quella che è la forza gravida di Giustino Fortunato è proprio questo, la sua internazionalità. Addirittura pensate, anche su qualche libricino è scritto il pessimismo di Giustino Fortunato. Ma come non esserlo? Perché non è che fosse un senso di retriva, attenzione ad una sorta di passato nostalgico, il mare, eccetera, eccetera, eccetera. No, siccome c'era questa possibilità di animare nuovamente lo spirito dell'individuo, dove stava andando l'Italia? L'individuo o l'individualismo? Allora, individualismo è la malattia che sobilla l'egocrazia. Infatti tutte le personalità di questo periodo parlano dello scadimento dell'uomo in egocrazia, ma non dell'uomo in generale, di coloro che comunque continuano a mantenere questo distacco tra una borghesia confusa, la chiama Giustino Fortunato, confusa e distante, proprietari terrieri ma distanti dalla terra, e i contadini che vengono quasi lasciati correre a se stessi. E allora Ruskin parla appunto, e Giustino Fortunato avrebbe successivamente anche abbracciato questa idea, tra pensatori e coloro che vedono. Allora, il pensatore non può essere distaccato, perché comunque, appunto, con questa vitalità flaneur, deve pensare a quello che vede, e in una dimensione, cercando di essere più assimilabile possibile alla simultaneità, cercare di creare le condizioni dall'interno. Ma l'arte è gioia nel lavoro. Guardate come venivano pubblicizzate in quegli anni anche le polizze, va bene? Ecco, questa è la frase che avevo detto prima: l'emigrazione è manifestazione patologica di un organismo debole. Si riferisce all'Italia. Per quale motivo? Perché, come è stato detto prima anche dalla presa del Cervellino, non è, lui è un liberale, ma sul serio liberale, non può abbracciare, lui viene addirittura criticato dalla parte destra a cui si dice appartenere. In realtà non è da una parte o dall'altra, lui è una persona, Giustino Fortunato è una persona coerente. Questa coerenza lo porta ad essere anche un po' non
bistrattato, ma nemmeno tenuto, soprattutto parlando in favore di attività reali, si discosta sia dal materialismo, così come gli stessi pensatori che avevano, inglesi, che avevano diagnosticato una terminazione negativa della fase attuale dell'uomo, proprio perché troppo legato al guadagno, alla macchina e all'onere disperso della propria individualità. Allo stesso modo Giustino Fortunato non consente a quelle normative che prevedono una pariteticità di organizzazione dal nord al sud, perché il sud è diverso, così come la Basilicata ha delle esigenze diverse. Sto portando a conclusione. Quindi quella storia diventa storia apparente. Perché una storia apparente? Perché c'è una scala che può portare da qualche parte, è una luce particolare, ma deve essere vinta anche quella forma di egoismo di cui parla sempre Giustino Fortunato, e quella forma di egoismo che fa presa sul pregiudizio. Ecco allora perché lui, egli stesso parla di tensione tra un ordine imposto per dare ordine nella maniera sbagliata, anche perché distante totalmente da quelle esigenze, perché le vere cose sono quelle che non si vedono, ed è molto importante arrivare a definire questa realtà. L'arte non può essere considerato come un elemento a parte. Nell'arte e nell'artigiano, così come John Ruskin scoprì in quell'omino, in quella piccola scultura nella cattedrale di Amiens, era una cattedrale in cui presso cui avevano lavorato tanti operai, ma non erano braccianti, non erano al soldo obbligatorio di un capo, erano anche artigiani, quindi erano coloro che detenevano anche il sogno, in piccolo, dietro una piccola colonna, ma quell'artigiano aveva inciso per sempre lì il suo nome. Grazie. Grazie, ragazzi, stanno sistemando. Allora, io vado a presentare adesso, iniziamo con l'attività dell'istituto, ma oltre all'attività che vedrete adesso, ci sono delle attività, dei lavori che l'istituto ha creato. Innanzitutto il lavoro di scenografia, a cura del liceo artistico, e quindi invito i ragazzi che hanno lavorato a questa realizzazione a venire qui, no, per dire qualcosa sulla realizzazione scenografica. Venite ragazzi, imbarazzate, voi spiegherete un po' che cos'è questa scenografia, che cosa volete rappresentare, giusto? Il concetto di politica intesa come bene comune, partendo dal percorso di Pericle agli ateniesi, perciò nella prima parte viene rappresentata la classicità, mentre nella seconda parte una struttura contemporanea. La rappresentazione vuole esprimere l'attualità del periodo classico in rapporto di continuità tra l'antico e il moderno. Grazie mille. Inoltre i ragazzi del liceo hanno preparato quest'altra scultura, che è una maschera, sta arrivando. Il senso è togliere la maschera dalla politica. Io, insieme al lavoro, ci stanno due frasi che sono state presentate, una di Lucrezio: quando la necessità ti costringe a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l'uomo.
l'altra è di Luigi Pirandello, imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Quindi l'augurio che ai ragazzi è di togliere la maschera dalla politica, quindi togliamoci la maschera. Grazie ancora. Oltre al laboratorio, quindi ai lavori scenografici e artistici, laboratori didattici aperti a tutti coloro che ne avranno piacere e voglia di visitarli. Sono vicino alla presidenza. Sono il laboratorio di accoglienza e annullo filatelico con la realizzazione da domani, con la realizzazione del francobollo in collaborazione con Poste Italiane e l'Istituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato. Laboratorio Arte e Tecnea a cura del Liceo Scientifico e Scienze Umane. Il Virtual Lab a cura del Liceo Scientifico è un laboratorio virtuale, una sorta di videogioco, vi invito a vederlo, veramente molto divertente. Laboratorio del Debate, politica tra utopia e realtà, che si svolgerà nella mattinata di domani. Laboratorio delle guide turistiche, che sarà domani pomeriggio, visite guidate sul territorio a cura del Liceo Classico e Liceo Scientifico, una grossa ricerca storica che i ragazzi hanno fatto. Poi laboratorio di ricerca storica e animazione a cura degli alunni del Liceo Classico, Scientifico e Scienze Umane. È proprio questo che noi andiamo a vedere adesso e chiamo la professoressa Gabriella Ciampa per spiegare questo laboratorio che vedremo a breve.